Buongiorno a tutti. Quindi, come diceva professor Zanna, il mio compito oggi è quello di dare un inquadramento generale di questa patologia, che però poi nel pomeriggio verrà sviscerata dal punto di vista chirurgico. Dunque, innanzitutto la definizione di colesteroma della bocca è un colesteroma che però ha come interessamento la porzione retrosa dell'osso temporale. Non è una patologia molto frequente, rappresenta il 4-9% di tutte le lesioni della bocca, ha una crescita molto lenta, per cui spesso per anni può rimanere totalmente asintomatico, può essere sia congenito, quindi derivare da un residuo epiteliale, oppure acquisito, quindi un'estensione di un colesteroma dell'orecchio medio o conseguenza di un intervento chirurgico, quindi iatrogeno, oppure può derivare magari da una frattura della bocca retrosa. Come dicevamo, proprio per la crescita lenta e per i diversi segni che si può presentare, anche i sintomi e il modo di presentazione è variabile. Sicuramente può dare ipoacusia, paralisi e paresi del sistema nervo cranico, vertigine e instabilità, deficit di altri nervi cranici. Molto importante quando si raccoglie l'anamnesi di questi pazienti è anche chiedere sempre se ci sono stati pregressi interventi di chirurgia otologica, se ci sono state delle pregresse fatture del temporale oppure delle paralisi, diciamo, a periodo, tra virgolette, del sempre nervo cranico, paralisi improvvise. Proprio per la variabilità con cui delle cause per cui si può presentare, anche endoscopicamente i quadri possono essere assolutamente variabili. Per cui nel caso magari di un colesteroma della bocca congenito, l'endoscopia può essere totalmente normale. Può essere l'estensione di un colesteroma dell'orecchio medio, quindi presentarsi con una otite media cronica colesteromatosa, con un colesteroma epitimpanico, oppure pazienti che hanno subito precedentemente degli interventi di tipo anaplastica, in questo caso nella tipo anaplastica aperta, in questo caso nella tipo anaplastica chiusa. Ovviamente la diagnosi prevede tutta la batteria di esami audiologici e vestibolari, siamo nel sintomo appunto del paziente. Per quanto riguarda la valutazione della funzione del nervo facciale, utilizziamo la classificazione di Hauss-Brachmann, dove si va da un grado 1 fino a un grado 6. Grado 1, funzione totalmente normale, grado 6, paralisi completa, quindi 0% di motilità e di volto, passando poi ai vari gradi. Molto importante nella diagnosi di colesteroma della bocca è sicuramente la diagnosi radiologica. E cosa utilizziamo? Utilizziamo sicuramente la TAC ad alta risoluzione, che è un'indagine che consente di studiare molto bene le strutture ossee, quindi tutte le strutture dell'orecchio medio e dell'orecchio interno, evidenziando eventuali lesioni ossee, anche perché il colesteroma della bocca è una lesione isodensa, quindi ha le stesse caratteristiche di tutte le strutture della TAC. Quindi non può darci sicuramente una diagnosi di certezza, però associata poi alla risonanza magnetica e anche allo studio della sede delle lesioni ossee può essere molto utile. Quindi ci permette di studiare bene il interno, cogliere l'appendito posteriore. La vostra carica è quella posteriore. L'inconoscimento del senso muore del punto della giugulare, della terra carotida interna e anche di studiare bene il corso del nervo facciale. Questo è l'esempio di una tasca ad alta risoluzione di un colesteroma della bocca di tipo supralabirintico, dove come vedete la lesione ha la stessa densità dei tessuti nuovi, però ci viene aiuto sia la sede, quindi è localizzato a livello del cambio sul vaso, e sia l'erosione, quindi l'estensione della lesione verso proprio l'apice della bocca retrosa. Insieme alla carta di
comunicazione è molto importante anche lo studio di risonanza magnetica, l'immagine di risonanza magnetica, che a differenza della TAC non ci danno assolutamente alcuna informazione sulle strutture ossee, quindi sulle strutture ossee e le strutture, però studiano molto bene invece differenti, studiano molto bene differenti tessuti molli. Per cui il nostro olestatoma sarà tipo ipointenso in T1, iperintenso in T2 e non prenderà contrasto, anche se poi vedremo che i contorni di un olestatoma della rocca possono affrontarsi, prendere del contrasto a causa proprio della reazione inflammatoria dei suoi circostanti. Inoltre, visto che questo tipo di lesione può andare a erodere le strutture del vecchio interno, quindi la coda e l'abito posteriore, la risonanza magnetica ci consente di vedere se c'è ancora del fluido all'interno di queste strutture o se già si è venuto invece a formare il tessuto fibroso. Ci consente poi di studiare bene l'eventuale coinvolgimento del conduttivo interno, di valutare l'estensione della patologia a livello intradurale e nei casi in cui vi è erosione della costa granica della posteriore anche eventuali presenze di edema encefalica. Questo è un esempio tipico di un colesterone della rocca e con il suo aspetto di risonanza magnetica. Abbiamo detto che è iperintenso nelle sequenze in T2 ed è ipointenso nelle sequenze in T1 senza prendere contrasto. Come vedete qua però, quello che dicevamo prima, i contorni della lesione possono assumere del contrasto, del cavolino. Negli ultimi anni sicuramente cosa è avvenuta all'inizio nel caso di una difficoltosa diagnosi differenziale? Le sequenze di diffusione radicale, perché grazie a queste sequenze è possibile individuare il colesteroma che appare in queste sequenze, come vedete qua, iperintenso. Quindi questo tipo di risonanza viene molto utile nel caso di una diagnosi differenziale difficoltosa. Nel caso in cui invece vi sia un coinvolgimento del seno sigmoide o del bulbo radiculare, è molto importante anche fare un'angiorisonanza con uno studio della fase venosa, perché questo ci consente di valutare, e quindi nel corretto approccio chirurgico, il drenaggio venoso controlaterale e anche la confluenza di seni a livello intercolare proprio. Questo è molto importante per vedere anche il professor Zanna la corretta scelta proprio dell'approccio chirurgico. Tutto questo per dire che grazie sia a una corretta anamnesi, alla corretta diagnosi clinica e radiologica è possibile fare una corretta diagnosi differenziale. In realtà le lesioni che più frequentemente possono venire in diagnosi differenziale con questa zona della rocca sono il granuloma polisterinico, che però che è una lesione dell'apice che però dal punto di vista radiologico è iperintensa sia in T1 che in T2, quindi già la risonanza è diversa rispetto a quella di questa zona della rocca. E inoltre valutandola insieme alla TAC ad alta risoluzione ha dei margini sicuramente molto più netti rispetto a quelli di un colesterolo della rocca. L'effusione dell'apice della rocca, che può essere la conseguenza per esempio nel caso di un apice particolarmente traumatizzato, anche di un'osite media acuta, in questo caso però in realtà la cellularità è totalmente conservata, quindi l'aspetto alla TAC è sicuramente completamente differente. Tante altre lesioni possono venire in diagnosi differenziale, ma sicuramente quella che più spesso può venire in diagnosi differenziale con questa operazione della rocca è un errore facciale, quando questo si realizza a livello del ganglio cingolato, che può entrare in diagnosi differenziale con un colesteroma della rocca di tipo sovralimbico, ma l'aspetto poi di risonanza magnetica è completamente differente, perché alla T1 il contrasto del rinomo è netto, quindi diciamo il segnale poi è diverso, e questo ci consente di fare una corretta diagnosi differenziale. La classificazione che viene utilizzata in questo centro è la classificazione di Sanna,
Questo a nostro avviso è estremamente importante, perché ci consente di parlare la stessa lingua e quindi di avere una scelta poi chirurgica, di un approccio chirurgico che quasi sempre concorde, perché come vedremo dopo, la classificazione insieme ad altre valutazioni ci consentono di seguire lo stesso approccio chirurgico, e questo lo farà vedere il professor Zappi da mente oggi con degli algoritmi che vengono eseguiti. Distinguiamo una classe 1 che è sopralabirintico, classe 2 infralabirintico, classe 3 infralabirintico apicale, classe 4 massivo e classe 5 puro apicale. A questo poi abbiamo aggiunto delle sottoclassi in funzione dell'estensione che poi rappresenteremo della rocca verso le strutture mediane, quindi l'estensione verso il tibus, seno spinale, vino caringe e intraduale. Questo ci consente di comprendere anche i casi, quelli che definiamo i casi complessi. Quindi quello che accennavo prima, una classificazione corretta, quindi la valutazione della corretta sede della lesione, associata a tutta una serie di valutazioni che vanno sempre fatte, tipo l'udito psilaterale, l'udito controlaterale, la funzione del nervo facciale, l'eventuale coinvolgimento di altri nervi cranici, l'eventuale fissure dell'orecchio interno, quindi della coclea e della quinto posteriore, il coinvolgimento dei segni venosi o dell'arteria carotida interna o l'estensione verso le strutture limitrofe, ci consentono di scegliere il corretto approccio chirurgico. C'è da dire che negli ultimi anni la possibilità di una riabilitazione uditiva con diversi tipi di impianti ha reso un pochino meno vincolante il criterio della valutazione della funzione uditiva preparatoria, perché oggi come oggi la possibilità di riabilitazione è molto migliorata rispetto al passato. Questa è proprio una pubblicazione, una nostra pubblicazione, che spiega appunto in base alla classificazione il nostro algoritmo chirurgico che poi farà vedere il professor Zanni. Quindi passiamo alla nostra classificazione brevemente. Il colestatoma sopralabirintico, lo schema fa vedere la localizzazione di questo tipo di colestatoma, che è quasi sempre centrato in prossimità del ganglio gingivorato, è sicuramente la forma più frequente, può essere congenito, ma più spesso rappresenta l'estensione di un colesterolo acquisito e timpanico. In base allo schema possiamo vedere che l'estensione di questo tipo di colesterolo può essere medialmente verso il condotto uditivo interno, anteriormente verso l'arteria carotide e la coclea, posteriormente verso la pulito posteriore e la cellularità retrolabirintica. Questa è un'immagine in dissezione dove la freccia fa appunto vedere qual è la localizzazione di un colestatoma sopralabirintico, che abbiamo detto appunto essere centrato a livello del campo gingivorato. Questa è esattamente la stessa immagine che abbiamo visto prima durante la diagnosi radiologica, che fa vedere appunto la localizzazione sopralabirintica con interessamento del campo gingivorato ed estensione verso l'apice della rocca, creando appunto questo tipo di erosione e iniziale anche interessamento del giro basale della molla. Questa è un'altra immagine, un colestatoma sempre in coronale, sempre un colestatoma sopralabirintico, dove si vede molto bene anche l'interessamento del canale semicircolare laterale, quindi una fissa del canale semicircolare laterale, l'estensione mediale verso appunto l'apice, con se immaginiamo che se si estendesse ancora di più, potrebbe arrivare anche a coinvolgere il condotto di interno. Il coinvolgimento del condotto di tubo interno in sopralabirintico, e questo lo vedremo anche dopo, avviene dall'alto, a differenza che il sopralabirintico che vedremo dopo, dove invece l'estensione è dal basso. Queste sono sempre le altre immagini di tacco di questo sopralabirintico, quindi l'interessamento del canale gingivorato. Una cosa interessante in questo caso è anche il fatto della dura della testa carica media appare scoperta. Cioè, questa può essere una delle complicanze dei quali
risultati che si può presentare in questo tipo di Roma. E poi l'immagine di risonanza, che come abbiamo visto prima, è iperintensa in T2, l'ultima immagine che vediamo, iperintensa in T1 senza prendere contrasto anche con la diffusione della luce. Questa invece è la rappresentazione schematica di un colestatoma infralabirintico che origina dalla regione ipotipanica di infralabirintica e che è generalmente un colestatoma di tipo acquisito. Anche qui, a seconda ovviamente della diffusione, può arrivare ad interessare altre strutture. Abbiamo la diffusione anteriore, può arrivare alla porzione verticale della cavatina interna, quella posteriore, la rottura della costa posteriore al sesamoide, diffusione mediale del circuito di tipo interno e inferiore, punto da giugulare, nervi amicinisti e condilo occipitale. Questa è la localizzazione di un colestatoma infralabirintico, come abbiamo detto, tipo timpano e centralità infralabirintica. E questa è un'immagine del TAC iniziale del colestatoma infralabirintico. Si capisce, diciamo, appunto, la localizzazione di questa visione molto bassa. Se vedete, non è ancora rappresentato il promontorio, quindi siamo inferiori rispetto al promontorio, e questa lesione è iniziata a interessare appunto c'è l'erosione della fossa canica posteriore, con un'estensione sempre di superficie. E questo per farvi vedere, vi piaceva questa immagine per farvi vedere quello che dicevo prima, cioè l'estensione di un colestatoma della rocca infralabirintica verso l'apice e verso il condotto di fine interno avviene dal basso e non dall'alto, come faceva invece la classe 1, il colestatoma sopralabirintico. L'infralabirintico apicale, quindi la classe 3, origina dal compartimento infralabirintico da quello apicale. Quindi, diciamo, generalmente nel caso in cui sia un colestatoma congenito, origina dal compartimento apicale e si estende verso il compartimento infralabirintico. Nel caso invece di un colestatoma della rocca infralabirintico apicale acquisito, molto più probabilmente di origine è stato il compartimento infralabirintico, l'estensione poi è stata un'estensione verso l'apice. Anche qui ovviamente, come abbiamo visto in tutti gli altri, a seconda della diffusione possono essere interessate diverse strutture, e si vede per esempio dallo schema rappresentato. Qui l'immagine in dissezione, dove vi è appunto l'interessamento del compartimento infralabirintico e l'estensione verso l'apice, o viceversa, quando detto è congenito, l'origine a livello dell'apice con l'estensione verso la superiorità infralabirintica. Questa è un'immagine in TAC finanziale che dimostra appunto il coinvolgimento sia della funzione apicale che di quella infralabirintica. E questa è un'immagine di risonanza magnetica, una sequenza in T2, quindi la lesione, come abbiamo visto precedentemente, apparirà iperintensa. Le frecce stanno a dimostrare che il colestatoma ha coinvolto il giro basale della coda, mentre il giro apicale e medio sono risparmiati, cioè questa è una parte coinvolta e questa è una parte sana. Ed è anche il canale semicircolare posteriore, che è preso dalla parte coperta e questa è la parte sana, è risparmiato, quindi ha presenza del fluido all'interno. La classe 4, colestatoma massivo, quindi un coinvolgimento praticamente di tutta la capsula orbita, una lesione estremamente estesa. Può essere sia congenito che acquisito. Ovviamente, vista l'estensione della patologia, è molto difficile riuscire a stabilire se si tratta di un nato con colestatoma congenito o se invece acquisito. Anche qui, diffusione anteriore, porzione verticale o orizzontale della carotide, diffusione posteriore verso la fossa canica posteriore, mediale verso l'apice del tubus e inferiore verso il compartimento infralabirintico. Quindi interessamento massivo di tutta la capsula ottica, e queste sono delle immagini.
immagini TAC che fanno vedere l'estensione di questa lesione che ha praticamente interessato tutta la capsula ottica con un parziale risparmio, in questo caso esclusivamente della coppia, quindi completo sconvolgimento di quella che era normale anatomia della bocca pelosa, che è completamente rosa. In questa donna invece apicale è una forma molto rara, è ovviamente divinamente congenito, ha poi una diffusione anteriore verso l'area del cavolo del trigemino, posteriore verso il condotto di filo interno della nostra lingua posteriore, mediale verso il libus, sia il sigmoide, inferiore verso il compartimento infraconduttivo. Questa immagine di sezione dimostra proprio anche come si può chirurgicamente accedere all'apice della rocca pelosa. Immagini in TAC, questa è la tipica immagine di un TAC di un colestatoma della rocca tipo puramente apicale. Vedete che la mastoide in realtà è perfettamente normale, quindi sicuramente una forma congenita. E poi passiamo a quelle che sono la diffusione in casi complessi, cioè quindi l'estensione a cui un colestatoma della rocca può arrivare. Quindi abbiamo detto semisferale, e questa è un'immagine TAC che dimostra proprio il coinvolgimento da parte del colestatoma della rocca del semisferale. Abbiamo detto estensione verso il tibus, questa è un'immagine di risonanza magnetica, forse meglio si può pensare a interessamento del tibus nella TAC, dove vediamo che la lesione, la sua estensione mediale ha completamente eroso il tibus. Può estendersi ovviamente anche a livello del rinofaringe, come fa vedere bene questa risonanza magnetica, e poi l'estensione intraurale, tipica appunto dei casi più complessi. Come vedete in questo caso il colestatoma praticamente ormai è arrivato a livello intraurale, quindi questi rientrano poi nella nostra classificazione dei casi complessi che poi vi verranno chirurgicamente dimostrati oggi pomeriggio. Io vi ringrazio per l'attenzione e per il vostro.